Oh, eccoci qui nuovamente insieme con le mie pillole motivazionali. Io sono Giancarlo Pornai, naturalmente, e sono qui nel mio studio. Sono circa le 18, manca pochi minuti alle 18 di oggi, sabato 24 gennaio 2015. Sono appena tornato da quel di Rosignano sul Vedo e questa mattina stavo facendo formazione e appena sono arrivato a casa mi è subito venuta incontro lei. Lei è Asia? Fatti vedere, Asia? Asia? Eccola qua. Non so se si vede, appena visto un gatto fuori, che tra l'altro è il mio gatto, quindi lasciamola stare. È bellissima la mia piccolina. E ti dicevo, mi è subito venuto incontro, ecco che adesso vuole che continui a fare le coccole, mentre parlo con te le faccio le coccole, le gratto la testa. Ti dicevo, mi è subito venuto incontro con una sorta di quasi, con un modo, come dire, è ora che tu mi porti fuori, e in effetti è qualche giorno che la sto trascurando, povera bestia. Tra poco la porterò a fare due passi. Ma perché ti parlo del mio cane? Perché ti parlo di Asia? Perché lei, povera bestia, povero animale, meglio ancora, non è in grado di poter decidere, non ha la capacità di poter decidere quando uscire, quando andare a fare due passi. Dipende da me oppure dai miei figli, dipende insomma da tutti noi, dalla disponibilità che abbiamo noi, per fare in modo che si possa mettere il guinzaglio, ne possa essere portata a fare due passi, oppure a giocare anche, perché no. Lei è una giocherellona, ama giocare con Mattia con la palla da tennis. E ti dicevo, lei dipende direttamente dalla nostra volontà, ma tu, amica mia e amico mio che mi stai guardando da questo mini video fatto con la buona dalla webcam del mio studio, tu da chi dipendi? Chi guida l'autobus della tua vita? Chiaramente l'autobus della tua vita è una metafora, quindi sta a significare che se guidi tu l'autobus della tua vita, decidi tu quando farlo partire, chi far salire, chi far scendere eventualmente, il percorso che vuoi attraversare, che vuoi fare nella città, le tempistiche e tutto il resto. Se non guidi tu l'autobus della tua vita, qualcun altro lo farà per te. Ovvero, se non decidi e non prendi decisioni tu nella tua vita, se non decidi tu della tua vita, meglio ancora, ahimè, purtroppo, qualcun altro lo farà per te. Tu, come essere umano, a differenza di Asia, del mio pastore belga, hai una capacità. Perché devi sprecarla? Hai la capacità e l'opportunità di poter scegliere. Hai la capacità e l'opportunità di decidere cosa poter fare di bello nella tua vita. Magari non sarà facile, magari sarà complessa, magari sarà piena di problemi, ma puoi scegliere, puoi decidere se rimanere ancorata e ancorato a quei problemi o se eventualmente andare alla ricerca di una soluzione. Questo è quello che solitamente io dico spesso e volentieri all'interno dei miei seminari, delle mie conferenze motivazionali, perché è bene ricordare a tutti noi, lo ricordo chiaramente anche a me stesso, che l'essere umano ha un grande potere decisionale, può scegliere, può decidere cosa fare da grande, metaforicamente parlando. Dunque, a te un invito: evita di far sì che gli altri decidano per te, evita che sia il fato a decidere per te, evita che siano le circostanze. Assumiti le tue responsabilità, prendi una decisione e agisci. Per favore, non agire domani, evita di rimandare domani, domani potrebbe essere tardi. Agisci subito, decidi subito come deve essere la tua vita. Asia mi sta aspettando, adesso la porto a fare due passi, ma prima ci tengo. Questo è il mio ultimo libro, Come allenare la mente a vincere nello sport. Beh, se pratichi attività sportiva a livello agonistico oppure anche magari a livello dilettantistico, potrebbe essere un libro interessante, un libro sulle metodiche di allenamento mentale. Invece questo è il mio penultimo libro, un libro motivazionale molto bello, molto particolare, Come vivere alla grande. Beh, detto chiaramente da me, molto bello, diciamo che lo hanno detto in 35 persone che hanno rilasciato spontaneamente una recensione positiva, spontanea, come dicevo, con nome e cognome, una più bella dell'altra. Ah, dimenticavo, io sono Giancarlo Fornelli, sono un coach, un formatore motivazionale, un allenatore mentale. In rete mi conoscono tutti come il coach delle donne per la mia esperienza di lavoro, mettiamolo così, con l'universo femminile. Vienimi a trovare, coaching,
www.perdonne.com o naturalmente anche su Facebook, Giancarlo Fornai. Un abbraccio, alla prossima pillola motivazionale. Sì, andiamo Asia, andiamo. Ciao.